Vuole il poker, vuole la quarta vittoria consecutiva per lanciare un'OPA sul terzo posto e per far capire a tutti che chi vuole vincere i playoff deve fare i conti con i ragazzi di Zeman. Bianco-azzurri in campo domani sera a Gubbio, fischio d'inizio alle 20:45. Occhio ai padroni di casa che respirano l'aria buona dell'altissima classifica. Mister Zeman sorride, il tecnico del Pescara avrà a disposizione uno degli ultimi acquisti, il bomber Sasanelli, che ha scontato il turno di squalifica. Abili e arruolabili anche Squizzato, Cangiano e Franchini, ancora i box invece a Cornero e Vergani. Intanto è ancora forte la soddisfazione dei tifosi dopo il derby col Pineto, vinto giocando il calcio di Zeman. Allora, questi si sono chiusi e si sono chiusi. La partita più bella oggi che abbiamo fatto, guarda, fantastica, cioè, l'importante è vincere abbiamo vinto, grazie, mo ce ne andiamo. Il primo tempo è stato noioso, il secondo è stato un bel Pescara, dico, mi è piaciuto. Una partita un po', diciamo, sottotono, però il risultato è buono, dai. Sempre meglio, stasera bene, grazie. Abbiamo portato a casa i 3 punti ed è la cosa più importante, quindi è andata bene. Abbastanza bene, il secondo tempo soprattutto, il primo inguardabile. Una vittoria non cambia niente, serve costanza, serve anche tanto altro. Non è cambiato nulla, dobbiamo continuare su questa strada comunque. E questo è il Pescara di Zeman, questo qui. 7 gol in 3 partite, quindi direi che è il massimo. È andato benissimo, stavamo soffrendo moltissimo, però all'ultima, alla fine abbiamo vinto una bella partita e ci fa molto piacere. Hanno giocato, anche il Pineto ha giocato, però noi siamo stati un po' superiori.